È necessario agire, questo l'imperativo del presidente del Parco del Cilento e Vallo di Diano, Amilcare Troiano, quanto ai dissesti idrogeologici, da Pisciotta per Difumo passando per le altre aree critiche del territorio, è necessario attingere ai fondi europei per mettere in sicurezza il territorio. Non solo Pisciotta, già l'abbiamo fatto qualcuno. Ho concordato con l'assessore Giovanni Romano, l'assessore all'ambiente della provincia di Salerno, una riunione che si farà già domani, sarà convocata formalmente, si farà la settimana prossima, alla quale parteciperanno tutti gli enti preposti alla materia, come si dice, le autorità di bacino, il Genio Civile, la Protezione Civile, Difesa Sur, la Regione Campania, la Provincia, il Parco. Il Parco, noi siamo pronti a mettere a disposizione di questi enti il lavoro che il Parco ha fatto quando è stato elaborato il piano del parco e quindi, ma ci siamo sentiti, si sono sentiti in questi anni i tecnici e quindi dobbiamo capire, non è solo Pisciotta, forse Pisciotta, ecco, è l'esempio, come dire, è il caso più emblematico, il caso che più fa scalpore, un comune intero che lentamente da anni, anni, anni scivola centimetro dopo centimetro e si parla, si discute e non si fa più niente. Abbiamo l'opportunità, l'ho detto sin dal primo momento, che i fondi, parte dei fondi europei devono essere destinati per mettere in sicurezza i territori. Cominciamo a fare l'elenco e questo è il motivo della riunione, perché l'analisi e il monitoraggio già c'è, è conosciuto. Cominciamo a fare l'elenco delle priorità sulle quali intervenire. Pisciotto sicuramente è una di queste, ma non è solo Pisciotto, voglio ricordare Perdifumo, voglio ricordare parte del Montestella, altre parti del territorio, il Vallo di Diano pure è stato interessato recentemente dall'allagamento. Insomma, abbiamo da fare, gli studi, i progetti ci sono, bisogna agire, ma è venuto il momento di battere cassa alla Regione Campania per i fondi europei, allo stesso Ministero dell'ambiente per fare un elenco di priorità che faremo insieme ai tecnici e poi condivideremo con l'assessore alla provincia Giovanni Romano, con l'assessore all'ambiente Canapin della regione Campania e ci daremo da fare. Il parco si fa promotore di queste iniziative, non essendo il parco l'ente poi deputato competente nell'agire, ma vogliamo essere da, come dire, da protagonisti e propulsori di un intervento che non può più, anzi di interventi che non possono più aspettare.